Con questo nostro intervento vogliamo già anticipare quello che è la nostra richiesta di modifica, quindi l'emendamento che abbiamo presentato, perché in commissione abbiamo effettuato una serie di osservazioni e di emendamenti che sono stati recepiti nelle prime due lettere di questo comma, di questa legge. Ci siamo invece trovati, e quindi come dire, apprezziamo lo sforzo, il confronto che è stato fatto su questi aspetti, ci siamo trovati invece distanti su quella che è la lettera C. La lettera C che parla di accordi quadro con i rappresentanti della media e della grande distribuzione organizzata. Vorremmo cercare di spiegare ai colleghi il perché ci troviamo a votare contro, a richiedere appunto con il nostro emendamento l'eliminazione di questa lettera. E lo facciamo in particolar modo al Presidente Fermi, al collega Foroni, al collega Lena, anche a Micheli, che so che appunto si sono dimostrati dubbiosi e hanno cercato di capire davvero il perché votiamo contro la lettera C. Perché lo diceva Foroni, si tratta di cultura. In effetti questa lettera C non porta avanti il discorso di cui parlava Foroni, cioè di creare una zona che va a favorire all'interno della GDO i prodotti biologici, biodinamici, a chilometro zero e filiera corta. No, perché l'abbiamo già raccontato prima con la PDA precedente, la grande distribuzione organizzata va a ledere pesantemente il negozio di vicinato in primis, ed evito di ripetere tutte le motivazioni per cui la GDO va a fare danno pesante al negozio di vicinato. L'avete già detto prima e l'hanno già detto prima tra l'altro gli esponenti della stessa Lega, lo diceva prima Romeo, si diceva noi non vogliamo altri centri commerciali perché è riconosciuto il danno che fanno i centri commerciali e la grande distribuzione organizzata al negozio di vicinato. Non solo, qua si parla di potere contrattuale pesantemente asimmetrico, quindi anche qualora gli agricoltori potessero unire le loro forze e contrattare nei confronti della GDO, sarebbero comunque in una situazione di potere contrattuale pesantemente asimmetrico e quindi con un risultato difficilmente ottenibile. Ma non solo, il vero produttore biologico, biodinamico, di filiera corta, chilometro zero, per definizione non va a cercare nella GDO uno spazio, una riserva indiana, perché il consumismo che si sviluppa all'interno della GDO non è il target a cui mira questo produttore, perché il produttore davvero che ha alle basi la logica del biologico, della filiera corta, ha un target diverso di persone, il target del consumatore è nettamente diverso rispetto a quello che si trova nella GDO. Quindi, come dire, sono mercati paralleli i quali non possono avere una complicità nella produzione, nella commercializzazione come avviene invece in altri sistemi. Perché? Perché aprire quella che noi abbiamo, come dire, soprannominato la riserva indiana all'interno della GDO fa sì che si venga a parificare il modello di consumo della GDO, che è un modello consumistico di massa e quindi di quantità, con quello che invece è il target del consumatore medio che consuma il biologico e la filiera corta, che è invece di qualità. E qui arriva il punto. Il punto importante è, come dire, scusatemi se sembra che va un po' oltre a quella che è la discussione, ma è davvero il cuore del motivo per cui chiediamo a Foroni e a Lena di valutare seriamente l'ipotesi di stralciare questa lettera C. Perché sarà pur sempre solo una lettera di un articolo di una legge, ma comunque richiama a un certo modello. Dal secondo dopoguerra ad oggi, quello che è emerso è che l'evoluzione dei sistemi produttivi e poi anche di commercializzazione è stata caratterizzata dall'adozione in tempi diversi e in modi diversi dal sistema agroindustriale, industriale, sottolineo la parola industriale. In questo modello la commercializzazione dei prodotti agroindustriali ha trovato sede naturale nella grande distribuzione organizzata. Favorire la grande distribuzione organizzata significa favorire la produzione agroindustriale. Questo passaggio temporale, storico, ha permesso, è vero, di disporre di un quantitativo di calorie pro capite relativo molto più ampio rispetto a quello che è il passato, ma in termini assoluti ha creato quello che sono dei paradossi davvero, noi riteniamo, aberranti, perché in realtà quello che è successo
è che si è accentuata la morte per fame in alcune parti del mondo e addirittura l'obesità e quindi l'eccesso di calorie in altre parti del mondo. Cioè il sistema produttivo e quindi di commercializzazione che i paesi sviluppati hanno maturato, di cui la grande distribuzione organizzata è un anello fondamentale, ha generato delle gravi disfunzioni, dei gravi paradossi che noi non vogliamo portare avanti, anzi vogliamo sollevare in quest'aula istituzionale. Faccio solo due numeri, tanto per dare l'idea delle dimensioni. Questo modello ha prodotto 1,5 miliardi circa di persone che soffrono per inadeguata alimentazione, di cui 870 milioni denutrite croniche, e dall'altro 1,5 miliardi di persone che sono invece in sovrappeso o obese, con, aggiungo, uno spreco alimentare che vanifica circa un terzo della produzione mondiale del cibo destinato al consumo umano. Cioè la grande distribuzione organizzata, che è anello fondamentale di questo sistema agroindustriale, spreca e butta un terzo del cibo destinato al consumo umano. Ebbene, nonostante queste gravi inefficienze, queste gravi disfunzioni di questo modello, sembra che nessuno voglia mettere mai in discussione questa inadeguatezza di questo sistema. Quindi il punto è qui. Invece di porci il problema di queste inefficienze distributive, occupazionali, dicevamo prima di mancanza di relazioni sociali che si ha nella grande distribuzione organizzata, di svuotamento dei contesti socio-culturali all'interno delle centri città, nonostante questi inaccettabili contrasti generati, fame, obesità, sprechi alimentari, preferiamo continuare non solo a non mettere in discussione, qua arrivo al punto per Foroni, a non mettere in discussione la grande distribuzione organizzata, ma li facciamo l'assist considerando come se fossero gli unici sistemi di commercializzazione dei prodotti. Non è così. Dobbiamo puntare, e su questo davvero faccio una riflessione con Micheli, con Lena, per dire stralciamo questa lettera e apriamo un ragionamento su quali sono gli altri sistemi di commercializzazione per i prodotti agricoli, biologici, biodinamici, filiera corta, chilometro zero. Un'altra considerazione, perché va, come dire, ad incrementare questa logica del perché ci troviamo contro. La grande distribuzione organizzata e tutto questo sistema agroalimentare e industriale si presentano come se fossero i campioni del libero mercato. In realtà sono soggetti che permettono l'alterazione delle regole con asimmetrie contrattuali, l'abbiamo detto, hanno posizioni dominanti sul mercato, in settori tra l'altro fondamentali come quello alimentare. E questo oligopolio nel commercio ha generato anche un'altra disfunzione. Solo 6 imprese multinazionali controllano oggi l'80% delle vendite di agrofarmaci e di sementi. Cosa significa questo? A fronte di una produzione di massa, che è quella della produzione agroalimentare, ci deve essere necessariamente il trasporto in tutto il mondo di questa produzione di massa di cibo, per poi venderlo attraverso la grande distribuzione organizzata. Il mercato invece produttivo agroalimentare, non industriale, non segue questa logica, punta alla qualità dei prodotti e quindi necessita di un sistema di commercializzazione che non abbia intermediari e che non generi quelle disfunzioni di cui si diceva prima. Per cui ripeto l'invito davvero ai colleghi della Commissione Agricoltura. Questi attuali modelli agroalimentari accentuano degli squilibri e ciò che oggi noi dobbiamo fare, anche quando trattiamo una singola lettera di un singolo comma, di un singolo articolo, è quello di prevedere invece sistemi di commercializzazione differenti per un genere di produttori che hanno culturalmente un modello di riferimento diverso e un target di consumo diverso. Un altro dato inquietante, tanto come dire per giustificare la nostra scelta. Nel mondo oggi ci sono più bambini in sovrappeso per la prima volta nella storia rispetto a quelli che invece sono in condizioni di fame. Ed è accertato che l'obesità di questi bambini è dovuta non solo alla quantità di cibo, ma anche alla qualità di cibo, che principalmente arriva appunto dal modello di produzione agroindustriale e quindi commercializzato dalla grande distribuzione organizzata. Quindi ritrovare con tutte le forze politiche, ritrovarci a ragionare su un modello che vada a puntare sulla qualità dei prodotti e anche sulla commercializzazione,
dei prodotti in maniera differente per noi è fondamentale. Da ultimo, nel 96, nel corso del Vertice Mondiale nell'alimentazione, furono definiti e approvati gli obiettivi del millennio. Presidente, tra cui... ha sforato coi tempi, poi non avete più tempo per la dichiarazione di voto. Ok, niente, quindi ribadisco la mia richiesta ai colleghi di riflettere su questo aspetto. Grazie.